Capitolo 35 dei Promessi Sposi, il capitolo in cui finalmente Renzo giunge al lazzaretto. Il lazzaretto è pieno di malati e Manzoni ci tiene a specificare che sono ben 16.000. L'importanza di questo numero, che devi assolutamente ricordare, è data dal fatto che l'autore lo specifica appositamente per farci capire che in questo momento di grande emergenza l'individuo è completamente schiacciato dalla massa e perso in essa. All'interno di questa folla sterminata Renzo deve trovare Lucia, inizia a cercarla senza successo finché non si rende conto di trovarsi nella parte del lazzaretto dedicata agli uomini. Inizia quindi a spostarsi e nel suo cammino passa vicino a un recinto oltre il quale ci sono delle bali e delle capre il cui scopo è quello di allattare i neonati e di nutrire i bambini. La descrizione è da ricordare perché Manzoni la inserisce appositamente per far capire al lettore che seppur all'interno di questo panorama disperato e disperante non bisogna mai perdere la fiducia perché la promessa di vita è sempre dietro l'angolo. Proprio successivamente a questa descrizione abbiamo l'incontro fra Renzo e padre Cristoforo e finalmente scopriamo che fine ha fatto fra Cristoforo in tutti questi mesi. Egli è stato dapprima allontanato, come sappiamo, e poi ha potuto ritornare a Milano nel momento in cui ha fatto richiesta di poter aiutare gli ammalati del lazzaretto. Come mai gli è stato concesso di poter tornare in città? Questo perché da una parte il conte zio è morto e quindi non c'è più nessuno che vigili sul fatto che frate Cristoforo debba stare lontano e dall'altro perché l'emergenza ha fatto sì che fossero molto più importanti le persone che offrono il loro aiuto come infermieri che non le volontà dei politici. Non solo, la descrizione di frate Cristoforo ci fa capire che l'uomo ha molto sofferto, il suo volto è incavato e il fisico sta cercando di spegnersi, ma la scintilla dei suoi occhi è la stessa e questo perché la buona volontà che lo anima è decisamente più forte della malattia che sta cercando di spegnerlo. I due finalmente si riabbracciano e Renzo spiega che sta cercando Lucia. Fra Cristoforo allora gli consiglia di cercarla dalla parte delle donne, ma prima di fermarsi all'interno della cappella che è al centro del lazzaretto. Questo perché presto vi sarà il raduno delle persone che sono guarite dalla malattia e che poi verranno fatte uscire in processione. A questo punto un colpensiero colpisce Renzo, che ha paura che Lucia non sia guarita, anzi sia morta, e quindi inveisce contro Don Rodrigo. Fra Cristoforo però lo rimprovera, gli fa capire che non è questo il modo di chiedere la propria vendetta. Non solo, lo conduce all'interno del lazzaretto fino ad arrivare ad una tenda dove c'è un uomo molto malato. Questo è Don Rodrigo, reso completamente irriconoscibile dalla peste. Renzo capisce allora le parole di Fra Cristoforo e i due pregano insieme per l'ammalato. Dopo questo evento i due si separano e il capitolo si conclude. Cosa devi ricordarti di questo capitolo? È importante sapere che Manzoni unisce la descrizione di quello che è il purgatorio della peste a degli elementi che invece presagiscono il lieto fine e quindi la salvezza. Tra questi c'è sicuramente l'iniziale descrizione del cielo. Il cielo, infatti, se da una parte è grigio perché la nebbia sta scendendo e è una sorta di tappo che finisce col chiudere definitivamente la realtà asfissiante del lazzaretto, dall'altra è invece presagio di salvezza. E questo sia perché le luci del sole filtrano attraverso la nebbia che perché il rumore del tuono, che da una parte è una sorta di proseguo del rumore che dovrebbe esserci all'interno della città, è anche ciò che presagisce il temporale che alla fine del romanzo salverà i nostri protagonisti.